Roberto Baggio per la prima volta a Vicenza da avversario in una partita di campionato. Bologna senza Anderson, al suo posto Kolivanov. Ottavo minuto, Ambrosetti sulla sinistra, il cross, contatto Luiso Paramatti nell'area del Bologna. È rigore, dice l'arbitro Rossi di Ciampino. Paramatti non è d'accordo e si vede, i compagni lo trattengono a stento. Un episodio che rivediamo, un episodio che ha fatto e farà discutere. Sul dischetto il capitano del Vicenza, Mimmo Di Carlo. Pallone da una parte, Sterkele dall'altra e il Vicenza in vantaggio. Nono minuto del primo tempo, a segno Mimmo Di Carlo. Proteste del Bologna per questo contatto nell'area vicentina fra Beghetto e Kolivanov. Si prosegue. 35esimo, punizione per il Bologna. La calcia Baggio. Nel mucchio spunta una testa, è quella di Marocchi ed è il pareggio della formazione emiliana. Marocchi va a ringraziare l'autore dell'assist, Roberto Baggio. Rivediamo da dietro la porta la deviazione vincente del capitano bolognese. Con la sintesi montata da Andrea Moretti andiamo alla ripresa. 11esimo, l'iniziativa di Roberto Baggio sulla sinistra. Ha davanti a sé Belotti e Di Carlo, li supera entrambi. Poi tenta la carta del pallonetto, è gol e che gol! Sfiora soltanto Brivio con la punta delle dita. L'esultanza di Roberto Baggio, per lui gol numero 136 in Serie A, il settimo di questa stagione, lo rivediamo. Corre ai ripari Guidolin, esce Ambrosini, un centrocampista, entra Otero, un attaccante. Il Vicenza deve recuperare. 19esimo, angolo, lo calcia Schenardi, il tocco per Di Carlo, il cross e all'appuntamento con la deviazione c'è proprio Marcelo Otero. Colpo di testa e gol per il 2-2, l'uruguaiano rientrava, mancava dalla prima giornata di campionato. Nervo chiede triangolo a Kolivanov, lo ottiene, proprio Otero lo mette giù e fra lo stupore generale Rossi estrae il cartellino rosso, era il primo fallo di Otero, la cui partita è durata 10 minuti e 50 secondi, per lui comunque il gol del momentaneo pareggio. Altro cambio, entra Firmani ed esce Ambrosetti nel Vicenza. Una spallata di Kolivanov a Di Cara, per il russo è il secondo cartellino giallo in 50 secondi. Doccia anticipata anche per lui, si torna in parità numerica, 10 contro 10. Proteste del Vicenza per questo mani di nervo per il quale Rossi non estrae il cartellino giallo. Ulivieri chiede a sua volta il cambio, esce nervo ed entra Fontolan. 40esimo, il retropassaggio di Roberto Baggio, un malinteso con Cristallini, allora ne approfitta Schenardi. Avanza il centrocampista, evita lo stesso Cristallini, il destro dal limite, un rimbalzo tradisce Sterkele ed è il gol del 3-2 per il Vicenza, gol di Marco Schenardi, ex Bologna, 13 presenze e un gol per lui nella scorsa stagione. Rivediamo la sua conclusione centrale, violenta, e per Gino Sterkele è la beffa. 10 anni per lui nel Vicenza, da settore giovanile alla Serie B. Minuti finali, lungo cross di Di Carlo, Luiso controlla e va alla conclusione. È gol, ma la sua esultanza dura poco, l'arbitro infatti annulla per un presunto fallo di mano. Le immagini sono queste. E poi Torrisi sembra chiedere a Pasquale Luiso, l'hai toccata con la mano la palla? Luiso dice di no e Torrisi sembra dirgli cosa vuoi farci. Dunque 3-2 il finale al Menti.